Martedì 15 settembre, a Palazzo Firenze, sede centrale della Dante Alighieri a Roma, è stata presentata al pubblico e alla stampa la nuova collana audiovisiva, in edicola prossimamente con il quotidiano Repubblica L'Espresso, La poesia italiana, rime, strofe, versi da Dante a Pasolini, a cura di Corrado Augias e Valerio Magrelli. Dopo i saluti del presidente della Dante, Andrea Riccardi, sono intervenuti Alessandro Masi, segretario generale, il linguista Massimo Arcangeli e Marcello Corvino di Promo Music, ecco alcuni contributi video presenti nella collana. Uomo con una visione umana, civile, politica, di cui la mia idea era di cominciare dal Dante politico, uomo pubblico. Perché io dico questo? Perché ovviamente Dante obbedisce a quella che era la filosofia dominante con tutti gli obblighi, anche dogmatici, che comportava, e però la interpreta a modo suo. Vediamo come funziona lo schema. Vita, rima con smarrita, oscura rima con dura e con paura, forte rima con morte e così via. Se vogliamo costruire il sistema di rime abbinato a queste parole, considerando che stiamo parlando di versi endecasillabi, perché la commedia è strutturata tutta in versi endecasillabi composti di 11 sillabe metriche, e considerando, come spesso capita in questi casi, nella collana è presente una bellissima presentazione della Dante e della sua costante opera di promozione della nostra cultura nel mondo. Palazzo Firenze è una costruzione che risale alla fine del 1400 ed è opera voluta dal Cardinal Cardelli, che è segretario apostolico di Leone X Medici. Successivamente le vicende note agli storici dell'arte portano al celebre Cardinale del Monte. Con gli anni in cui questo palazzo è vissuto dal Cardinale del Monte, successivamente si avvicendano personaggi molto importanti. Ne cito soltanto uno per brevità di racconto, è il Caravaggio. Caravaggio è negli anni in cui frequenta Palazzo Firenze. Lui sta realizzando il famoso ciclo di affreschi di San Luigi dei Francesi. Il suo studio è al lato di questo palazzo, nel vicolo del Divino Amore. Recentemente sono state ritrovate anche in archivio le carte della disputa che ha Caravaggio con la proprietaria dello studio. Casuale, perché Dante fu scelto alla fine dell'Ottocento, perché Dante significava l'Italia, l'orgoglio dell'italiano, l'orgoglio della cultura italiana, e direi che la Divina Commedia significava una geografia del mondo, una visione del mondo, una visione del passato, una visione del futuro. Allora l'Italia, che nasceva e si collocava tra le nazioni, intendeva scegliere Dante per diffondere la lingua italiana, mantenerla tra i suoi immigrati e farla conoscere. Oggi Palazzo Firenze, noi siamo qui a Palazzo Firenze a lavorare per tenere insieme due realtà. Da un lato questo grande movimento dei comitati della società Dante Alighieri del mondo, sono 400 volontari, ma anche con strutture importanti come a Buenos Aires, come in altre parti del mondo, amici dell'Italia. E amici dell'italiano, perché essere amici dell'Italia vuol dire anche essere amici dell'italiano e della cultura italiana. E l'altra realtà è l'insegnamento della lingua italiana a quelli che vengono a vivere nel nostro paese. E abbiamo avuto una grande sorpresa, lo scoprire che l'italiano, la lingua di Dante Alighieri, è la lingua, la quarta lingua più studiata al mondo, ci dicono. E per un piccolo paese come il nostro, con l'inglese, l'arabo, lo spagnolo, il cinese, le mega lingue, perché questo interesse? Io credo che l'interesse sia una simpatia per il valore Italia, per il mondo italiano. Il mio sogno è continuare questa realtà della Dante Alighieri nel XXI secolo, nel mondo globale, ma il mio sogno è quello che la Dante Alighieri possa essere la base
aggregante di un mondo di Italsimpatia, di un mondo di amici dell'Italia attraverso l'universo.